Fischti e Quadrelli hanno dimostrato allo chef tutto il loro talento, ma è arrivato il momento di scoprire chi tra i due finalisti sarà il vincitore del terzo anno accademico dell'Antonino Chef Academy. Ragazzi, avete dato il massimo e l'avete messo su un piatto. Ora uno di voi due entrerà a far parte della nostra brigata, cioè la nostra famiglia. Mi entusiasma tantissimo il pensiero di poter far parte della sua brigata e continuare a poter lavorare con lui. Raga, comunque vada, in questo anno accademico avete superato tantissimi ostacoli, eh? Per noi avete già vinto. Non sono più l'Arion dell'inizio, sono completamente un'altra persona che ha imparato a divertirsi, che ha imparato a sciogliersi, che ha imparato ad ascoltare consigli, che soprattutto ha capito che deve ancora tanto, tanto studiare. Ma purtroppo dobbiamo prendere una decisione. L'allievo o l'allieva migliore del terzo anno accademico è... Provo ansia e paura, quindi un mix di emozioni che un po' mi fanno tremare, dai. Sono agitatissima, mi tremano le mani, mi tremano le gambe, mi trema qualsiasi parte del corpo. Fischti! Sei emozionato? Sì, chef. Le emozioni sono una risorsa, ti fanno andare avanti e crescere sempre, ricordalo. Grazie, chef. Dai la giacca, dai, Simone. Fischti, benvenuta nella brigata di Villa Crespo. Grazie, Simone. Questa è la tua casacca. Grazie. All'inizio sono partito come quello più arrogante, cioè già mi credevo il più bravo di tutti. Poi grazie a loro comunque ho abbassato un po' la cresta, poi è venuta fuori la mia parte più emotiva, quindi è stato un crescere. Anche se non avessi vinto, sarebbe stato comunque una vittoria. Però sono contentissimo di aver vinto, quindi non vedo l'ora di iniziare. Aver ricevuto i complimenti da chef è una dimostrazione che è la strada giusta per me. Quindi ho capito che questo è il lavoro che voglio fare e questo è il lavoro che amo. Quadrelli. Sì, chef. Anche tu hai fatto un bellissimo percorso. Grazie. Tutto quello che hai imparato e hai scoperto su di te, portalo fuori di qui. Che avrai sicuramente un futuro radioso. Grazie, chef. Io ti prometto che un giorno ci rincontreremo di nuovo. Va bene, chef, aspetterò quel momento con tanto amore, davvero. Seconda, come sempre, però va benissimo. Ciao. Grazie mille, chef.